La passione per le moto artigianali porta inevitabilmente a migliorare sempre le proprie creazioni. In questo caso parliamo di un preparatore che, nonostante innumerevoli realizzazioni, cerca di trovare sempre nuove soluzioni. La nuova special di Marco Mantovani dimostra che si può fare sempre meglio anche mantenendo uno stile retro. La prima prova è stata positiva, nonostante necessiti di alcune piccole messe a punto, risulta essere molto maneggevole. Il motore è potente, con un'erogazione abbastanza gestibile, grazie anche ad una frizione idraulica molto morbida. Una moto non per tutti, che dà la possibilità ai piloti un po' più esperti di divertirsi su ostacoli anche impegnativi. Eccoci qua nuovamente nell'officina di Marco Mantovani. Ciao Marco. Ciao Mario. Siamo qua. Ciao a tutti. Siamo qui davanti alla tua nuova creazione. Una moto che si colloca a metà anni 80, ma che quindi con sapore retro, ma che pesa 65 kg. Descriverci un po' la moto e dici il motivo di un'impresa del genere. Bene, allora la motocicletta è basata su un motore molto convenzionale, la Trial, che ha avuto i suoi fasti a metà anni 80, sulle Honda da Trial tipo TLR e RTL. In questo caso qua abbiamo un motore che non è perfettamente, non è originale TLR o RTL, ma è stato trasformato a Trial partendo con un basamento XL200 opportunamente rivisto. Il cilindro e la testa sono derivati da Honda ATC, quindi non sono Honda Italia, perché la qualità delle fusioni di queste motociclette a tre ruote ATC erano sicuramente superiori a quelle che si avevano in Honda Italia. Comunque il motore è stato elaborato, è stato portato a 230 con allungando la corsa e aumentando di poco l'alesaggio. In realtà il motore ha corsa abbastanza lunga in rapporto all'alesaggio, che è un 67, che permette di sostituire la camicia in ghisa che è presa di fusione al cilindro quando viene prodotto. Quindi non interrompe quello che è il passaggio termico e non introduce stress ulteriori dovuti all'eliminazione della camicia in ghisa originale e mettendo dentro una camicia in ghisa maggiorata. Comunque il cambio è un cambio Trial, quindi non è un cambio XL, quindi è un cambio Trial RTL che io avevo reperito tanti anni fa, e poi la base è il motore Honda eccetera. Il suo lo scopo di questa moto qua era realizzare una motocicletta che in realtà l'idea è partita tantissimi anni fa, poi pian piano si è concretizzata reperendo parti che erano di altre motociclette, e il tutto che poi ha portato a questa realizzazione così compatta, in quanto il passo è decisamente corto, cioè 1,30 m, quindi diversi centimetri in meno delle moto normali o comunque moto di Honda Trial.
Il forcellone è un forcellone ricavato da un forcellone Aprilia Touareg, credo 50, adesso non ricordo bene, che è stato modificato, rinforzato e modificato per poter accogliere un sistema di ammortizzamento basato su un monoammortizzatore furnaless senza molla meccanica, ma con molla a gas. Ecco, questo monoammortizzatore è molto particolare, ci sai dire qualcosa? Allora, questo ammortizzatore qua è un ammortizzatore furnaless, che è una ditta che produce ammortizzatori anche per motostradali. Ha la particolarità di essere costruito tutto in lega leggera e non avere la molla meccanica. E infatti è un ammortizzatore con la molla gas e olio ovviamente di smorzamento e la particolarità appunto è di essere molto leggera. Questa unità è stata montata per diverse volte, diversi anni da un trasformatore, da un elaboratore belga, un certo Delbisch, che prendeva le TLR 250, due ammortizzatori e le trasformava in monoammortizzatore cercando di copiare un pochettino quello che era il sistema di ammortizzatore, di monoammortizzatore dell'RTL. Quest'unità qua è stata prelevata da una motocicletta che è stata riportata originariamente, come era in origine, quindi con i due ammortizzatori, e questo monoammortizzatore è risultato in più e quindi è stato conservato dal sottoscritto. Intorno a questo ammortizzatore qua, poi pian piano è venuto il discorso di mente di accoppiarlo a un motore Honda. In effetti è stato fatto tutto una struttura che permettesse di ancorare, fissare al meglio l'ammortizzatore e per farlo sposare con i punti di attacco posteriori del motore Honda. Infatti sono state costruite due capriate che si fissano al motore e vanno a prendere lo sforzo del monoammortizzatore. Queste capriate che fanno anche da supporto per il perno del forcellone e praticamente chiudono tutta la struttura con parti ricavate dal pieno sottostanti all'ammortizzatore e le parti esterne che arrivano dalla parte anteriore del telaio imbullonati tutti quanti insieme. Questo perché è stato utilizzato una lega più che altro non si è voluto avere un decadimento delle resistenze meccaniche nelle parti di forza dovuto a delle saldature. La saldatura nella zona termicamente alterata provoca un decadimento della resistenza del materiale. Quindi quelle parti lì sono state tutte imbullonate. La parte invece superiore è saldata per il semplice fatto che abbiamo delle sezioni di collegamento molto più grandi e quindi si può accettare un decadimento delle prestazioni del materiale nella zona termicamente alterata della saldatura, avendo pur mantenendo una resistenza meccanica adeguata. Questa motocicletta qua ha la particolarità di essere molto compatta, il passo è stato accorciato il più possibile
rispetto alle moto analoghe dello stesso periodo, ma anche odierne. Infatti abbiamo un passo di 1300 mm. Sono state adottate delle ruote con freni a tamburo per essere consoni, per essere al passo con i tempi in cui questo motore qua era usato molto nel trial, ed era anche un pochettino un punto d'arrivo per molti trialisti di vecchia generazione, avere una moto col motore 4 tempi Honda, e quindi era molto molto usato. Quindi ruote tamburo, che sono delle ruote tamburo con mozziconi Cigrimeca e cerchi Acron, quindi convenzionalissimi. Sull'anteriore troviamo invece una forcella da 34 mm in magnesio Barzocchi, che era il top di fine anni 70, essendo stata montata su alcune realizzazioni tipo SVM, Ancillotti da trial e pochi altri, perché comunque era una forcella abbastanza costosa, e poi è stata rimpiazzata da quella da 35 con i gambali in alluminio. Questa motocicletta qua è stato curato il più possibile il peso. Come abbiamo detto, abbiamo un peso di 65 kg a secco, che potrebbero essere ulteriormente ridotti facendo degli interventi tipo raggi in titanio e altri particolari che non ho ancora intrapreso la costruzione, per il semplice fatto che volevo assaggiare la competitività e la criticità di questa motocicletta, perché comunque con altre realizzazioni che ho fatto di moto molto leggere, il peso molto ridotto in certi casi può essere anche controproducente. Perché? Perché il peso del pilota è superiore a quello della motocicletta, nel senso che qualsiasi piccolo errore di posizione del pilota non viene corretto dalla moto, come poteva avvenire su motociclette molto vecchie di 90 kg, ma in realtà viene amplificato, perché il peso preponderante è quello del pilota rispetto alla motocicletta, e quindi qualsiasi piccolissimo errore di posizione la motocicletta non lo corregge. Quindi una motocicletta non per tutti, non per persone che hanno una preparazione trialistica, diciamo, periferica, ma è una motocicletta che va guidata da persone che sanno bene quelle che sono le posizioni da tenere su una moto da trial. Ecco, questo adesso il prodotto non è ancora completamente finito, infatti sono venuto a sbirciare e a chiedere, a farti un po' di domande, proprio perché so che ci stai ancora lavorando, quindi la moto è ancora da sviluppare bene. La proveremo e sarà una bella prova, e quindi ti lasciamo ancora finire tutte le varie i vari particolari, e ti ringraziamo. Ci vediamo magari su un percorso trialistico, così la vediamo finita e la proviamo. Assolutamente sì. Per il momento ti ringraziamo e buon lavoro. Grazie a voi. Ciao. Ciao.
ci siamo ripromessi di fare un ulteriore video facendo provare questo interessante trial ad un pilota meno datato che possa dimostrare le potenzialità di questa moto retro con uno spirito giovane.